oggi sono in difficoltà e oggi rappresentano luoghi in cui rischiamo di avere non un regresso ma vere e proprie perdite secche rispetto al passato. Noi in genere da oltre 100 anni ci siamo un po' adagiati sul ritornello, sul leitmotiv che la cultura tradizionale sta sparendo, i dialetti muoiono, ci dobbiamo sbrigare e dobbiamo fare, io l'ho ripetuto un attimo fa, ne sono perfettamente consapevole, però sono passati 100 anni, queste sono cose che si dicevano già immediatamente dopo l'Unità d'Italia, ci apprezziamo a festeggiare 150 anni dell'Unità d'Italia e queste profezie per fortuna non si sono ancora del tutto avverate, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non abbiamo ancora colto, perlomeno hanno colto soltanto alcuni. I meccanismi della tradizione sono ancora vivi. Basta girare per i nostri paesi, togliendosi un po' i paraocchi, e ascoltare, è una cosa che io faccio spesso anche per ragioni di lavoro. Beh, se voi andate in certi luoghi, ancora oggi sentirete perfino i bambini usare prevalentemente il dialetto. Quindi i meccanismi della tradizione sono ancora vivi. Dove questi meccanismi però hanno subito un attacco più forte da parte della cultura ufficiale, uso questa immagine, anche se ovviamente non dobbiamo pensare in modo ingenuo che ci sia una pura e semplice contrapposizione, ma dove questi meccanismi sono stati più fortemente intaccati, ecco, forse è meglio dire così, da un certo tipo di cultura ufficiale, di cultura scritta, allora è lì che dobbiamo intervenire, è lì che dobbiamo aiutare la tradizione con altri mezzi, con altri meccanismi, ad andare avanti per quello che è possibile. Ed è proprio ciò che sta facendo Gian Battista Vittori, sta facendo l'associazione culturale Esquis. Io anche stasera sono qui nella gradita doppia veste di docente e di presidente di questa associazione e ho scelto di diventare presidente, di accettare la proposta che nel 2002 mi fece Gian Battista Vittori, però perché mi rendevo conto che si poteva fare proprio questo, aiutare i meccanismi della tradizione. E che significa? Per esempio lavorare con le scuole, cosa che abbiamo fatto in diversi casi e che l'associazione continua a fare. Questo volume è un volume che deve andare nelle scuole, se vogliamo, come diceva il professor Farinacci, riappropriarci di certe cose, riconquistare un certo tipo di identità. Guardate bene, identità è una parola pericolosa, spesso e volentieri la usiamo a sproposito, perché come diceva scherzando un grande linguista e un grande tantista di cui io stesso in qualche modo sono stato allievo, il professor Ignazio Baldelli, che è scomparso purtroppo 3 mesi fa, beh, Baldelli diceva: non dobbiamo avere una fiducia eccessiva nella virtù delle nostre nonne, non dobbiamo pensare all'identità come qualcosa di dato una volta per tutte e immodificabile, non è questo. Però dobbiamo aver presente cos'erano i vecchi antichi e dobbiamo in un certo senso ripartire ognuno di noi dal proprio passato personale e familiare, che è quello che in fin dei conti fa conto tante volte nella nostra società, che dimentichiamo, che dobbiamo diventare semplicemente consumatori, perché dobbiamo diventare semplicemente produttori e non dobbiamo smettere di essere persone. Quindi la nostra intenzione, nostra nel senso dell'associazione Esquis, è quella di riconquistare qualche posizione, aiutare la tradizione che è ancora viva ad andare avanti. Ecco, un libro come questo nelle scuole avrebbe un successo, che avrà sicuramente un successo straordinario, perché? Perché dà importanza agli anziani, perché aiuta i bambini a ritrovare nelle storie familiari i nomi che leggono qui sul libro, che diventano simili alle cose che loro studiano nei sussidiari, nei libri di lettura, proprio perché sono scritti, proprio perché rappresentano un qualcosa che è a loro familiare, come era familiare a me, bambino di 8 anni, che dicevo mio nonno si chiamava Achille Benigno, ignorando il soprannome. Quando questo soprannome si trova scritto in un libro, diventa più facile per i bambini di oggi che vanno a scuola riannodare questo filo, riconoscere se stessi nel nome che trovano a stampa su una pagina. L'ultima considerazione che volevo farvi: ho scritto in conclusione alle righe di prefazione che l'operazione di Gian Battista Vittori è un'operazione di tipo socialista. Beh, voglio spiegarmi meglio. Del resto tutti conosciamo la biografia personale, familiare di Gian Battista. E
Oggi si discute tanto su che cos'è di destra, di sinistra, se c'è una differenza, se non c'è. Beh, io credo che qualche differenza ci sia, il sindaco non me ne vorrà. Probabilmente qualcosa di prevalentemente di sinistra è fare in modo che le persone semplici, gli umili, gli ultimi di una volta, acquistino, riacquistino dignità, importanza, visibilità. Ecco, questa secondo me è una cosa di sinistra. E allora che cosa possiamo dire? Che queste persone che sono qui dentro, con i loro volti e con i loro nomi, sono persone che non hanno lasciato in genere tracce visibili del loro passaggio, non hanno lasciato grandi opere, non hanno lasciato tanti documenti d'archivio, non hanno lasciato, come dire, qualcosa che parli per loro. Hanno lasciato delle tracce di altro tipo, spesso tracce volatili, spesso tracce così inafferrabili. Allora è difficile acchiapparle, è difficile ma non impossibile. Ci sono dei metodi che ci consentono di farlo e per esempio la mia disciplina è una di quelle che ci fornisce questi metodi e che ci consente quindi di ridare volto, dignità e visibilità alle classi popolari. Ecco, questo è quello che Giovan Battista Bidoni ha fatto e questo è quello di cui credo Avezzano, la sua comunità, dovrebbe esservi veramente grata. Vi ringrazio.